Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di quello che sto preparando, dei miei nuovi progetti e di come sono arrivati. Chi mi segue sa che sto già per pubblicare una raccolta di cover che riguarda tutta la mia produzione, appunto cover degli ultimi anni. E poi nello stesso tempo è imminente anche l'uscita di un mio nuovo singolo inedito. Però di questo vi terrò comunque costantemente aggiornati con prossimi video. Invece le novità assolute di cui appunto volevo parlarvi riguardano un live che sto preparando con un musicista molto bravo. Lui si chiama Nando, è un pianista, ha suonato anche in una band internazionale e solo qualche anno fa aveva deciso di lasciare il mondo della musica. Ho provato a fargli ascoltare qualcosa di mio e sono riuscito a riaccendere in lui la voglia di rimettersi in gioco e quindi di riprendere a lavorare nel mondo della musica. E adesso, dopo poco più di un mese, abbiamo già preparato un live, abbiamo messo su uno spettacolo live che stiamo proponendo in giro per la Puglia. Nello stesso tempo ho scoperto che oltre alla sua bravura come esecutore, come musicista esecutore, ha anche una grandissima dote compositiva e una grande conoscenza dell'armonia musicale. Tant'è che mi sta dando degli spunti molto interessanti per affrontare le mie nuove composizioni. La seconda novità invece nasce un po' per caso, da un input di un mio amico Maurizio, che quasi per gioco si è prestato a riadattare alcuni miei brani, che a lui piacciono molto, in lingua inglese. E da gioco, come è nato, si è rivelata un'opportunità interessante in quanto l'esperimento è riuscito. Abbiamo provato anche a registrarli e sembrano davvero funzionare. I testi, tra l'altro, non sono traduzioni, ma sono veri e propri riadattamenti creativi. Quindi lui ha scoperto di avere questa vena creativa per la scrittura, soprattutto in inglese, ed io invece sto prendendo proprio in considerazione adesso l'idea di cantare, di realizzare dei brani in inglese sui testi di Maurizio. La capacità di ispirare gli altri non è una dote, ma è la natura di ogni persona nel momento in cui ci mettiamo in ascolto attivo con gli altri. Bene, io continuerò a tenervi aggiornato sugli sviluppi del mio percorso artistico con nuovi video. Voi mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube cliccando qui in questo riquadro e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!